Senti, volevo chiederti una curiosità proprio metodologica, perché poi il film in realtà ha delle finezze studiate abbastanza di mestiere. C'è il momento della litigata, cioè che è un momento proprio di scelta e di etica del montaggio. Come ne sei uscito però nella discussione con lui? Perché alla fine la cosa c'è e vorrei capire come l'hai convinto, perché lui aveva anche delle opposizioni comprensibili, diciamo. Allora, tutto è avvenuto inevitabilmente di fronte alle camere spette, nel senso che lui dormivamo appunto nella mia casa di Roma, lui sta nella stanza degli ospiti. La mattina, devo dire, è stato lui. Io, se devo dirla tutta, mi sentivo anche un po' liberato, perché per la prima volta l'ho fatto incazzare, ho vinto io. Ma in realtà era stata, come dire, una brutta scorrettezza e in cui mi ha preso la mano l'essere regista, però l'ho dichiarato perché è stato così, cioè ha prevalso il regista. È arrivato appunto la mattina dopo, ci siamo svegliati e lui mi ha abbracciato e mi ha detto: non lo fare più. Mi ha sgridato. Però poi ha accettato che quelle immagini che erano state girate fossero montate in qualsiasi modo io decidessi di utilizzarle, giusto? Così, proprio perché per me il film è catartico, diciamo, è nato in un momento di grande difficoltà per Mario dopo l'asportazione del muscolo tumorale. Io, il mio Vietnam l'avevo fatto già anni prima e a differenza di Mario ho scambiato, come dire, la malattia con un mutuo perché ho una sclerodermia acuta che mi devo gestire e negli anni si a volte si reinveste, si acuisce, poi non si sa se è un po' la malattia, un po' la vecchiaia, questo è indifferente. Però, come dire, ho avuto tempo di elaborare, di entrare in maggiore empatia con chi è in queste situazioni. Per quello anche nel film parlo del mio tipo di empatia per le persone che sono in quel momento. Quindi in quel momento che sentivo Mario così disorientato e dove tanti nodi irrisolti della sua vita professionali, umani venivano al pettine, sapevo che questo hoodoo it dell'idea del film poteva tirarlo fuori. Infatti è stato nel giro di 48 ore era un'altra persona, quindi è cominciato con questa mettersi a sua disposizione e mettere a questo punto a mia disposizione le mie elaborazioni sul senso di tutta questa storia. Devo dire che fino adesso è andata bene perché è stata un'esperienza umana fino ad oggi che devo dire, mi commuove e devo dire, mi intimidisce anche tutta questa attenzione. Non credo farò un altro film. A un certo punto avete deciso di farlo, lo hai girato. Diciamo che la struttura produttiva che sei riuscito a mettere su c'era già da prima di cominciare a girarlo oppure l'hai fatto? Perché insomma è sempre bello vedere che anche delle operazioni così sulla carta libere e quasi aliene riescano poi a trovare un gruppo di persone che ci creda. Chi fa documentari lo sa che è particolarmente difficile in Italia trovare i soldi, quindi questa è stata, credo che insomma, sia il film che amerò di più, però ha sovvertito tutti gli altri film precedenti, nel senso che qui invece anche perché c'era 30 anni di amicizia, sapevo, già Madonna, dicevano così, gli dico questa cosa adesso, dicevano questa scena non l'ha fatta, e questo anche, ero un po' esasperato, l'ho fatto tutto. Sì, no, infatti la scrittura sul campo è venuta insieme, per cui
a differenza degli altri documentari dove si parte con un sopralluoghi esplorando almeno alcuni, insomma, qui ho detto no, devo girare subito perché ho proprio bisogno io di raccontare questa cosa. E quindi tutto, dalla produzione a girare le riprese, a trovare la telecamera, eccetera, è stato tutto un giorno dopo giorno. Adesso questo come lo facciamo? Andavamo lì e facevamo. Devo dire che chissà perché, insomma, probabilmente le persone hanno notato, insomma, questa nostra l'importanza di fare questo film, e ci sono stati veramente tanti angeli custodi che ci hanno aiutato inaspettatamente, insomma, che non ce lo saremmo neanche immaginati, insomma, un film a bassissimissimo budget, per cui basso budget, no? Bassissimo, cioè dal cinema, sennò poi non ci fa. Abbiamo già firmato il contratto, questa è una cosa molto piacevole e sono contento di dirla, perché finalmente, come dire, si sdogana la malattia nella televisione, insomma, no? Nella televisione italiana. È molto importante questa cosa, è stato un atto di coraggio da parte di Rai Cinema farlo e di Paolo Malanga, perché secondo me, parlare della malattia è difficilissimo anche quando se ne parla propositivamente. Vi dico di più, io poi come il film interviene nella vita, io ho cambiato oncologa perché la mia oncologa mi ha detto no, io non mi faccio riprendere, io l'ho cambiata. Cioè, ne ho scelto un altro che si faceva riprendere, che è il professor Modesto D'Aprile, che è straordinariamente simpatico e ha questo accento un po' calabrese, per cui c'è questo diga che insomma ci ha accompagnato. Poi subito quando ho fatto la telefonata, subito dopo la scena con Modesto D'Aprile, a Guido, che non so se avete, stava praticamente a Milano, e gli ho detto, mi ha chiesto, ma come si chiama? C'è Modesto D'Aprile. E gli altri giorni? Ci abbiamo il tempo per un'ultima domanda, poi un'ultima battuta per tutte e due, che la chiediamo. Sì, chiaramente i momenti principali e il tema principale del film sono la malattia e l'amicizia, questo è molto chiaro. Ma c'è un altro tema, un po' sotto traccia, o se vogliamo sopra traccia, che attraversa il film, è proprio il tema, come dire, lo dico così, del cinema e del rapporto cinema-vita. Questo tema è trattato in forma teorica con dei momenti dialogici, ma credo che sia anche, come dire, una componente terapeutica, la cura della stessa malattia che il film racconta. In un certo senso, e proprio sotto questo aspetto, non c'è più la distinzione tra il cinema e la vita. È un tutt'uno, e quindi volevo chiedere più che a te, a Guido, se non ha rivisto un poco la sua concezione di questo dualismo cinema-vita. In questo caso cinema e vita finiscono per coincidere e funzionare assieme. Per me è stato un progetto totalmente nuovo mettermi di fronte a una telecamera e partire. Devo dire, non ho mai visto l'aspetto metaforico del cinema se non appunto l'aspetto letterario. Nel momento in cui ero lì davanti ero concentrato e sapevo che dovevo tirar fuori come un'improvvisazione jazz il meglio che potessi avere su quel concetto, su quella. E avevo i miei tempi, se vuole, la cosa che ho fatto più fatica ad adattarmi sono stati alcuni tempi cinematografici, per cui non so, per lì finiva la cassetta, piuttosto che a un certo punto, finito il discorso, si bisognava fare i piani, come si chiamano? I piani d'ascolto, in cui il buono si diceva, perché io ho già fatto, invece c'era tutto questo che poi l'aspetto più artificioso mi condizionava, piuttosto che finire la cassetta, ripeti quello che stai dicendo, no, ce la facevo.
infatti non l'ha mai fatto, infatti non l'ha mai ripetuto. No, è proprio il punto nodale, mi piace che attraverso il film l'ho superata perché l'ho messa lì. E non lo so, però è proprio, per me è proprio nodale, insomma, è la cosa che sento più forte nel film da parte mia, insomma, oltre all'amicizia, insomma, quando leggo una traccia di questo film, perché poi questo film ha preso una vita anche differente da quello, da quella che si prevedeva. Per questo poi il documentario, se si vuole parlare di documentario, perché poi appunto il confine è talmente labile, sono contentissimo che sia stato preso un concorso internazionale di film, perché questo mostra che poi c'è solo da aspettarsi una vivacità dalla miscela dei generi e dell'espressività. Ringraziamo ancora Daniela Bianchi, Guido Gabrielli, Mario Balsamo, noi non siamo come James Bond in concorso per il momento. Grazie a tutti.